Vabbè, insomma, l'amichevole di oggi mi sembra servita per sperimentare. Sì, anche perché veniamo da 3 giorni di lavoro intensi, quindi mi sono piaciuti. Oggi vado a giocare 45 minuti mischiando un po' le carte per vedere un po' tutti all'opera ancora, per la fase di programmare sempre il discorso di playoff e futuro, per avere un'idea di cosa... di com'è la rosa completa. Sì, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Ti ho visto spesso in piedi. Alcune... c'è da fare un bel elenco di cose che non mi sono piaciute, ce n'è diverse. Cosa mi è piaciuto oggi? Direi poco. Poco, molto poco. Neanche l'atteggiamento? Neanche forse. L'atteggiamento... Ma me l'aspettavo, me l'aspettavo, quindi non... però mi è piaciuto poco. Sì, non è facile magari dare motivazioni adesso. No, a parte quello, a parte che ci sono 3 giorni di vacanza, sono tutte cose che so, però oggi mi è piaciuto veramente poco. Tutto, sia l'atteggiamento, sia come sono proposti, che ho chiesto alcune cose che oggi non hanno fatto. Ad esempio, il tipo di gioco... Io volevo 45 minuti di pressing, ma non ce l'hanno fatta. Ho chiesto troppo forse. Vabbè, la prossima settimana si ricomincia al lavoro. Infatti sto valutando anche diverse altre soluzioni perché vedo che così fanno fatica. Avendo solo 2 centrocampisti centrali in rosa, fai fatica. Purtroppo si fa fatica. Potresti cambiare. Adesso vedo cosa posso cambiare, però Casagrande e Fedato sono 2 che possono interessarmi, quindi però sì, il tempo stringe. Come centrali proprio di centrocampo? O anche sull'esterno anche Fedato, devo vedere, ecco. Infatti oggi buona Pasqua a tutti. Ho detto a lei, ho dovuto fare 2 tempi per vedere, mescolando un po' le carte, proprio per vedere la rosa al completo in una partita che sapevo che era difficile perché veniva da 3 giorni che mi ha lavorato tanto. E così, ho fatto un test buono d'allenamento, però con la testa secondo me è già un po' in vacanza. Si era detto parecchie volte lanci che sono ritornati, non lo so, magari ti aveva già chiesto. Sì. Lo so, certo, purtroppo. Quante volte ti sei girato là? Ci vuole tempo e pazienza, anche perché quando non sei in condizione la prima cosa che ti viene naturale è lanciare lui. Quindi... Ma il fatto di non essere in condizione è dovuto al fatto che siamo in questo momento della stagione o forse programmazione? Non lo so, questo non lo so. Però secondo te la squadra non è in condizione? No, ma perché poi il bello è che in allenamento vanno forti, quello che è vero. Cioè in allenamento fanno degli allenamenti molto belli e tirati che sono contentissimo. Sì. Quindi bisogna capire che la partita è un allenamento in più e lo devono fare come fanno gli allenamenti. Quindi bisogna capire che adesso arriveranno partite che la pressione sarà grande e devono fare in fretta. Non è che forse poi in realtà sono un po' al di là della buona volontà, in allenamento eccetera, un po' scarichi magari? Per le famose storie dell'obiettivo non centrato e adesso si sa che fai una post season che non si sa bene a cosa serva. Il fatto che l'obiettivo è quello lì, quindi cioè, non è che si può ancora pensare ma se arrivavamo prima del Treviso, ormai no. Ormai no, quindi devi pensare a questa playoff che ancora devono decidere. Mi sa che c'è una riunione 29, si deve fare come sarà. Chi vince i playoff, certo. Ma quello che sento dire è che chi vince i playoff va su, quindi cioè noi dobbiamo essere in una graduatoria, se non la prima, la seconda, la terza, la quarta, ma dobbiamo essere lì, pronte eventualmente, se altrimenti rifaremo la tira. Se la regola è questa, però loro devono pensare che ormai non si va più su diretti, quindi loro devono cambiare registro.